stiamo apprendendo delle notizie che, se risultassero vere, sarebbero molto molto gravi, che vanno da una falsificazione di verbali che riportano intercettazioni, a finire dalle dichiarazioni del procuratrice della Repubblica di Modena, notizie gravi. Spetta alla magistratura indicare, io mi auguro nei tempi più rapidi possibili, come stanno le cose, se ci sono stati da parte di corpi dello Stato dei comportamenti sbagliati o impropri o se non addirittura fuori dalle regole. Penso che esistano nello Stato anticorpi tali per poter porvi rimedio. Si può parlare di complotto? Ma io ho usato questa parola perché sono stati atti ripetuti e le persone che sono state indicate come responsabili sono diverse. Se la parola non piace se ne può usare un'altra, ma la gravità dei fatti rimane la stessa. A distanza di tempo, parlare del rapporto politica-magistratura dopo anni che ne ha parlato, diciamo, l'altra parte politica, non stride un po'? No, io non, in questo momento non sto parlando dei rapporti tra la politica e la magistratura. Sto indicando dei fatti, ne vedo il rilievo istituzionale, chiedo alla magistratura che venga fatta luce, perché nel nostro ordinamento è la magistratura che deve chiarire come stanno le cose, e mi auguro che possa farlo in tempi molto rapidi.